Ancora di fronte due squadre che si incontrano per la sesta volta in due anni. Oggi non gioca solo il nostro Sette Rosa, oggi gioca una città, una regione intera che si stringe attorno ad una squadra che mantiene vivo l'orgoglio di una Calabria, che vuole emergere ed arrivare a giocarsi un posto tra le grandi. Perché qui c'è voglia di vivere un sogno, una favola. Sogni, buoni sentimenti, favole, tifo, correttezza, quello che servirebbe a tutti. Oggi nessuno è qui per partecipare. Stasera è una partita che si vince con le maglie strappate, i denti stretti e, perché no, le lacrime. Stasera è una partita che se perdi rischi di rimettere tutto in gioco o di dire addio ad ogni sogno di gloria. Dal comunale di Santa Maria Capua Vetere, gara 2, semifinale playoff per la 1. Prendete le mani della persona che vi sta vicino e trattenete il fiato. Che abbia inizio Volturno, Tubisider Cosenza. Amici sportivi, buonasera a voi tutti. È il giorno di gara 2 delle semifinali playoff della Serie A2 femminile, girone sud. Di fronte, a distanza di 4 giorni, Tubisider Cosenza e Volturno. Oggi le nostre ragazze possono raggiungere la finale seppur lontano da casa. È arrivato il momento di guardarsi negli occhi e dire finalmente: ragazze, il giorno è arrivato, crediamoci. Serve un'altra impresa, perché quando gli elefanti combattono è sempre l'erba a rimanere schiacciata, e noi in questa stagione abbiamo dimostrato di essere pronte per riuscire a completare un quadro dove i colori fino ad oggi sono stati nitidi e sgargianti. La fase di allenamento prima della battaglia. Gara 1 l'abbiamo vinta noi. E come l'abbiamo vinta? Eravamo sotto 6-2, abbiamo vinto 9-7. Una grande impresa. Pochi secondi e sarà nuovamente partita tra poco per Volturno, Tubisider Cosenza. Eccoci pronti qui dalla piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere per la sfida tra Volturno e Tubisider Cosenza, gara 2 della semifinale playoff. Siamo in divisa rosso-blu, quelli che sono i nostri colori. Dall'altra parte, in giallo e in verde, tra poco si svestiranno le ragazze del Volturno. Presenza massiccia della nostra tifoseria, sono davvero in tanti quest'oggi qui alla piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere. Andiamo con le formazioni, iniziamo dal Volturno, così come in gara 1 Cinzia Stellato, calottina numero 1, 2 Herzbet Valcai, 3 Simona Abate, 4 Fabiola Palmiero, 5 Federica Doriano, 6 Maria Giovanna Pellegrino, 7 Vanessa De Simone, 8 Caterina Ciampichetti, 9 Camilla Sgro, 10 Serena Masciandaro e infine con la calottina numero 11 Sara Bergamo. Allenatore sul piano vasca per quanto riguarda Volturno, Salvatore Napolitano. È il turno del nostro Sette Rosa, calottina numero 1 Divina Nigro, 2 Giusy Citino, 3 Martina Gallo, 4 Rita De Mari, 5 Noemi Vitaliti, 6 Angela Manna, 7 Alessia Marani, 8 Carolina Nicolai, 9 Claudia Presta, 10 Sara Zaffina, 11 Veronica De Cuia, 12 Benedetta Garritano, infine con la calottina numero 13 Roberta Motta. Sono loro, le nostre ragazze, in panchina con loro ci sarà il tecnico Andrea Posterivo, arbitro dell'incontro, un arbitro di Serie 1 importante per questa sfida, Stefano Scappini di Civitavecchia. Pochi secondi e sarà sfida vera tra poco. Tutto pronto per l'inizio della sfida, già in posizione le nostre ragazze in calottina blu, Volturno in calottina bianca. Attaccheremo da sinistra a destra della nostra postazione. Il nostro Sette Rosa in gara 1 è stato strepitoso per scrivere la storia. Le nostre ragazze sanno che bisogna compiere l'impresa, in parte un pezzo di questa impresa è stata compiuta in gara 1 da 6-2, 9-7. Volturno sa che c'è da lottare molto contro le nostre ragazze che sono arrivate seconde in classifica. Si parte, prima contesa della sfida. Il direttore di gara, il signor Stefano Scappini di Civitavecchia, e la prima contesa vede la Tubisider far suo il pallone con la solita Carolina Nicolai. Quando mette il turbo Carolina, davvero non ce n'è per nessuno. La Zaffina va a gestire il pallone,
Posizione 2, riceve la De Mari, Rita con calma, va a gestire questo pallone per la nostra mancina, Noemi Vitaliti. Va a gestire il pallone Noemi per Rita De Mari, ancora la Vitaliti, 11-10 secondi a disposizione, dobbiamo provare a liberare qualcuno delle nostre al tiro, la Zaffina per la Gallo, prova Martina, va bene così, la parata della Stellato, inizio da parte delle nostre ragazze che hanno provato la prima conclusione con la squadra ora di Napolitano che prova a capovolgere tutto e portarsi nei pressi della porta difesa dalla nostra Divina Nigro, grandissima stagione quella per Divina, a gestire il pallone la Abate per la Pellegrino, davanti a lei il muro della Nicolai, pallone centrale per la conclusione da parte della Ciampichetti che porta in vantaggio Volturno. Volturno in vantaggio grazie alla Ciampichetti che è riuscita a gestire il pallone divincolandosi la marcatura della Zaffina, la girata con il pallone che ha trafitto la Nigro, 1-0, si comincia come all'andata, non date nulla per scontato però perché è ancora tutto in gioco, la De Mari va a gestire il pallone all'indietro per la Zaffina, su di lei c'è il pressing della Valcai, poi la Gallo lotta con la Pellegrino, il pallone morbido per la Citino che non riesce a gestirlo e allora si riparte nuovamente dal Volturno, la Valcai, le nostre avversarie mettono ritmo, gioco sulla gara perché sanno che oggi si giocano tutto, attenzione ora alla De Simone, il pallone scaricato per la Masciandaro, poi la Pellegrino, pallone scaricato dalle parti della Abate che va a contatto con la Citino, sarà interessante molto vedere il duello tra la Citino e la Abate, siamo bravi a difendere e a ripartire, la velocità della Vitaliti, centralmente proviamo a sfondare, c'è il fallo probabilmente, si continua a giocare, la Vitaliti per la Citino, il fallo della Abate viene espulsa, c'è la prima superiorità in favore della Tubisider, anche la prima della partita, a gestire il pallone, l'uomo in più per la Tubisider, la firma di Noemi Vitaliti, 1-1, si ritorna in parità. Siamo state brave a sfruttare la superiorità, la prima superiorità della partita, ci dà la possibilità anche di trovare il pareggio con Noemi Vitaliti sull'asse Zaffina Vitaliti, siamo riusciti con quest'ultima a trovare il gol dell'1-1, grande tifo alla nostra destra, non potete vederli, ci sono i tifosi di casa, alla nostra sinistra invece un gruppo molto folto di tifosi provenienti da Cosenza, un'intera città fa il tifo per il nostro Sette Rosa, ma diciamolo pure, un'intera regione, ci giochiamo tanto, attenzione ora a questa azione con la Masciandaro per la Pellegrino, va in pressing la Gallo, poi la Pellegrino prova morbido e trova un splendido gol, una palomba che beffa Divina Nigro, Andrea Posterivo dà indicazioni proprio alla Nigro, ma io credo che abbia probabilmente battezzato fuori il pallone Divina, anche se con i giri giusti era questa palomba, si è insaccata davvero nell'angolo buio la Gallo, pallone poi per la De Mari, giocato in orizzontale, Rita va a scarico per la Zaffina, Sara può avanzare, la lasciano fare, prova la Zaffina morbido, 2-2 di palomba in palomba, il pareggio della Zaffina per il 2-2 e un botta risposta tra Tubisider Cosenza e Volturno, un 2-2 fino ad ora frutto delle reti di Ciampichetti e Pellegrino per Volturno, Vitaliti e Zaffina per la Tubisider Cosenza, a gestire il pallone la Abate, il pressing della Citino su di lei, dobbiamo giocare con calma, gara 1 è stata nostra, abbiamo vinto la prima battaglia, oggi però ce n'è un'altra, attenzione al movimento da parte della Pellegrino che viene vista, alla fine però il colpo sotto non riesce
È stata brava la Masciandaro a trovare la linea giusta per disegnare una verticale dove la Pellegrino ha trovato sul pallone, ha superato anche la Nigro, ma la sfera non ha varcato la linea immaginaria di porta. Si gioca con la Zaffina, capovolgimento di fronte già. Siamo dall'altra parte, possiamo giocare questo pallone, commettiamo fallo in attacco, si riparte da Volturno con Cinzia Stellato. Il pallone per Maria Giovanna Pellegrino, subito dall'altra parte per la Valcai, ma che brava Carolina Nicolai, riesce a rubare tempo e palla alla sua avversaria. Riconquistiamo il pallone, 3 minuti, 51 secondi alla fine di questo primo quarto, 2 Tubisider Cosenza, 2 Volturno, giochiamo in trasferta, Rita De Mari, non è dal lato buono Rita, vediamo se ci prova! De Mari, andiamo in vantaggio 3-2 grazie alla firma di Rita De Mari. Brava Rita, non era dal lato buono eppure è riuscita a battere la Stellato che sul suo palo non è stata impeccabile. Volturno 2 Tubisider Cosenza 3. Siamo davanti per la prima volta in questa gara, 3 minuti, 34 secondi dalla fine del primo quarto. Attenzione al fallo in attacco da parte delle nostre avversarie, riconquistiamo il pallone. La Nigro. Rita De Mari in possesso del pallone, nuota Rita, di fronte gli si fa la De Simone. Il fallo ravvisato dal direttore di gara, ancora noi in possesso palla, la De Mari. In posizione 3 Martina Gallo, pallone per la Citino, si gira Giusy, 4-2, la firma di Giusy Citino, sull'asse Gallo Citino, Giusy fa quello che sa fare, si libera, guarda il portiere, lo spiazza per il 4-2, Tubisider Cosenza, probabilmente Volturno non si aspettava un avvio così deciso, così davvero forte, con ritmo anche, a rispondere colpo su colpo della Tubisider. E invece le ragazze di Posterivo dimostrano ancora una volta di avere una grande personalità. Siamo andate sotto, mentre ora dicevamo siamo andati sotto, poi abbiamo nuovamente recuperato, siamo davanti, più 2, attacca Volturno, lo fa con Maria Giovanna Pellegrino, la Valcai prova a girarsi, grande gol da una grande giocatrice, Elsbeth Valcai, 4-3 Tubisider Cosenza. Sull'asse Pellegrino-Valcai, Elsbeth Valcai è riuscita in girata a trovare il set per il gol del 4-3. Accorcia le distanze, Volturno lo fa portandosi a meno 1. Si gioca però 2 minuti, 37 secondi alla fine di questo primo quarto. Tubisider Cosenza 4, Volturno 3, piscina comunale di Santa Maria Capovetere. Attacchiamo noi, lo facciamo con la Gallo, prova a divincolarsi dalla marcatura con una sorta di Veronica, niente da fare, il direttore di gara ferma il gioco, mentre ora seguiamo questa azione con 20 secondi a nostra disposizione. La De Mari va a scarico per la Zaffina, va il movimento centrale da parte della Citino, c'è la Gallo che riceve il pallone, attenzione al pressing di Volturno che non ci molla, può ripartire la squadra di casa, Martina Gallo espulsa. Martina Gallo viene espulsa, è richiesto il time out da parte di Salvatore Napolitano che vuole catechizzare le sue ragazze in un momento direi topico per quanto riguarda il primo quarto, 2 minuti, 11 secondi alla fine di questo primo quarto, siamo davanti 4-3 sul Volturno grazie alle reti di Noemi Vitaliti, Sara Zaffina, Rita De Mari e Giusy Citino, l'ordine è quello giusto, è l'ordine in cui abbiamo siglato le nostre reti, sono 4. A differenza del Volturno che ne ha segnate 3, primo time out richiesto in questa gara, lo ha fatto Salvatore Napolitano, ora Volturno potrà sfruttare l'uomo in più,
lo potrà fare con la prima superiorità della partita, una superiorità fino ad ora l'ha ottenuta anche la Tubisider Cosenza, che l'ha sfruttata a dovere con la rete proprio di Noemi Vitaliti, valsa l'1-1. Vi ricordo gara 1 terminata 9-7 in favore del nostro 7 rosa, gara 2 qui a Volturno la abbate per la Pellegrino, nuovamente la abbate, non ottimo il controllo, va nuovamente a gestire il pallone la Masciandaro, attenzione al cambio di fronte, nuovamente la abbate, ci difendiamo bene fino ad ora, fanno girare la sfera, il palo dice di no alla De Simone e allora con i brividi che corrono lungo la nostra schiena, lungo la schiena dei tifosi della Tubisider Cosenza, riusciamo a cavarcela con un legno colpito dal Volturno, primo legno di questa gara. La Marani centralmente per la conclusione da parte di Angela Manna, a contatto con la abate che commette fallo, secondo il direttore di gara ravvisa l'irregolarità, mentre ora il direttore di gara sta segnalando proprio il punto di battuta dal quale ricominciare. La De Mari centralmente fa movimento Angela Manna, attenzione, si prova di vincolarsi dalla marcatura dell'abate, commette fallo. 1:12 alla fine di questo primo quarto, ma che primo quarto, tra due squadre che non mollano di un centimetro. Si gioca da destra a sinistra, la Masciandaro per la De Simone, nuovamente la Masciandaro in possesso del pallone, Dalli ci prova, traversa, secondo legno per Volturno, mentre ora il direttore di gara ravvisa l'irregolarità della Pellegrino, time out richiesto da Andrea Posserivo che ci consentirà di catapultarci nei pressi della porta dell'Astellato. Pellegrino che viene espulsa e quindi Cosenza che può usufruire della prima superiorità, della seconda superiorità della gara, prima superiorità che è stata sfruttata al 100%. Vediamo ora la ripresa del gioco a 51 secondi dalla fine del primo quarto con il nostro 7 rosa che rientra in acqua in questo momento. 50 secondi a nostra disposizione per cercare di liberare qualche bocca di fuoco al tiro. Si dovrà difendere Volturno, lo dovrà fare però con l'uomo in meno. Sfruttiamo la superiorità, ragazze, a 51 secondi alla fine di questo primo quarto. La Nigro per la De Mari, la Vitaliti, la Motta, c'è dentro Roberta Motta, seguiamo questa azione, la Zaffina, le circondiamo, la De Mari, la Vitaliti, poi la Motta, da lì può far male, attenzione all'Accitino, viene ribattuta la conclusione, può rientrare la Pellegrino, la Vitaliti a contatto con la Valcai, non riesce a liberarsi, poi lo fa Noemi che va a giocare per la Motta, ancora la Vitaliti per la De Mari, provano ad andare in pressing le ragazze di Volturno, la Vitaliti, su di lei c'è il fallo della Pellegrino, seconda espulsione per la Pellegrino, terza superiorità per la Tubisider Cosenza, la Zaffina, conclusione respinta. La Stellato è stata anche fortunata perché sulla respinta le ha dato una mano la traversa. Finisce il primo quarto, siamo davanti 4-3 fino ad ora, stiamo giocando una grande partita, la nostra partita. Finisce il primo quarto 4-3, il parziale, pochi secondi e ritorneremo col secondo quarto di questa vincente sfida. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto. Il primo è terminato 4-3 in favore della Tubisider Cosenza. Si fanno sentire i tifosi di casa. Seconda contesa della sfida, attacchiamo sempre da sinistra a destra della nostra postazione in calottina blu. Va la Nicolai, vai Carolina, metti il turbo,
arriva prima della tua avversaria, ancora lei, Carolina Nicolai. Anzi, Alessia Marani è stata a vincere la contesa, brava nell'arrivare prima della sua avversaria. Andiamo a gestire questo pallone con la De Mari. Grazie alla Marani giochiamo il primo pallone del secondo quarto. La De Mari lotta con la Masciandaro. Attenzione perché oggi tutto è tranne che una gara facile. C'è da lottare, c'è da non spaventarsi, da non tirarsi indietro, perché non faranno sconti e non ne stanno già facendo le ragazze di casa. La Pellegrino prova a sfondare. Attenzione alla Abate, conclude, fuori. Ha provato ad incrociare sul palo lontano. L'ho fatto troppo. Simona Abate. Ripartiamo con la Vitaliti. Poi la Zaffina. Ancora la Vitaliti. 15 secondi. Direttore di gara ferma il gioco. Espulsione della numero 9. Vale a dire Camilla Sgro. Quarta superiorità per la Tubi Sider. La Gallo è andata a respingere la conclusione di Martina Gallo. Cinzia Stellato che ha fatto una grande parata. Movimento profondo, attenzione a questa splendida azione del Volturno. Erzbeth Valkai firma la rete del 4-4 sull'asse De Simone, Pellegrino, Valcai. Quest'ultima è riuscita a battere Divina Nigro. Punteggio in parità. Volturno 4, Tubi Sider Cosenza 4. Si torna a giocare. Prova ad imbastire questa azione la Presta, che è entrata al posto della Zaffina. Rita De Mari. Claudia Presta. Fallo. In attacco. Volturno riconquista il pallone. Fino ad ora nel secondo quarto 1-0 il parziale in favore del padrone di casa. Pellegrino per De Simone, va al cambio, poi il movimento della Abate, vuole, larga, la trova, nuovamente la Pellegrino, poi conclusione da parte della De Simone con il pallone che va a baciare il palo dopo la deviazione di Divina Nigro. Siamo già dall'altra parte con Noemi Vitaliti che va a gestire il pallone, poi Claudia Presta sull'attacco della Masciandaro. Deve stare calma Claudia con la Masciandaro che va in pressing, poi la Nicolai per Rita De Mari. Attenzione a Rita da lì, morbida, la Stellato le dice di no. Rita fendente, lo deve provare, questa palomba è stata un po' forzata e alla fine non era con i giri giusti, la Stellato è riuscita ad arrivarci. Siamo già dalla parte opposta, la Bergamo per la Pellegrino, nuovamente la Bergamo, vicino a lei il movimento da parte della Masciandaro, la Bergamo effettua un pallonetto che non sortisce nulla e si riparte dalla Tubi Sider. Attenzione alla Nicolai, conclude! Mamma mia, la Stellato cosa ha fatto? Carolina aveva disegnato la traiettoria giusta per trovare l'incrocio dei pali e la Stellato le ha detto di no. Deviazione con le dita della mano sinistra. La Vitaliti. Pallone per Alessia Marani, lei che è stata la migliore in vasca di gara 1. Alessia Marani per Claudia Presta, ancora la Marani e la Stellato
Lei dice di no. Si riparte dalla Valcai. Fino ad ora la numero 2 del Volturno è la miglior realizzatrice della gara. Due reti personali per lei. Proprio la Valcai conclude. Pallone che tocca l'acqua, si impenna e termina sul fondo. Noemi Vitaliti per Claudia Presta. Con un po' di difficoltà Claudia va a gestire questo pallone sul pressing della Pellegrino, poi Giusy Citino commette fallo e si riparte allora dalla Stellato per la Valcai. Avanza la Valcai, su di lei la Marani. Non dobbiamo perdere concentrazione e quella tenacia che ci sta consentendo di ribattere colpo su colpo. La Valcai conclude fuori. Stanno provando conclusioni anche difficili le ragazze di Salvatore Napolitano. Soprattutto Elsbeth Valcai ha provato nell'ultimo minuto due conclusioni. Mentre ora la Marani, Alessia! 5-4 to be seeder, la firma di Alessia Marani, che riesce a battere la Stellato. In ritardo la Valcai su di lei, le ha lasciato spazio e la Marani dimostra di essere in un gran momento di forma. Prima rete personale per lei, Alessia Marani ci riporta davanti come se chiedessimo un centimetro in più rispetto alle nostre avversarie per cercare di restare davanti, per cercare già oggi l'accesso alla finale playoff. Si gioca, la abbatte, poi la Valcai, su di lei la Citino, pallone per la Sgro, Valcai per Abate. Prova Simona Abate a divincolarsi alla marcatura della Marani. Attenzione perché la Marani viene espulsa e allora c'è la terza superiorità numerica per Volturno. Sgro per Valcai, la Abate, gira per la De Simone, dall'altra parte per la Sgro. La Sgro nuovamente per la De Simone, conclude e trova la parità. Vanessa De Simone, 5 pari. All'inizio Volturno è andato in vantaggio, poi è stato un monologo delle nostre ragazze, massimo vantaggio il più 2 sul 4-2, poi si è rifatto sotto Volturno, abbiamo rialzato nuovamente la testa noi ed ora parità nuovamente. La Presta per la Marani. Claudia Presta, 10 secondi, non forzare Claudia, non forzare, invece lo fa. Avevamo 10 secondi, dovevamo e potevamo sfruttarli diversamente. 1 minuto 55 secondi alla fine di questo secondo quarto. Il nostro sette rosa deve ora difendersi, ma che brava la Vitaliti! Noemi ha fatto qualcosa che vale quanto un gol, quanto una realizzazione. Time out, to be seeder, chapeau. Dinanzi a Noemi Vitaliti ha fatto qualcosa di stratosferico, signori. È riuscita con davvero un gioco di prestigio a rubare il pallone ad una come Simona Abate, a dimostrazione di come mentalmente ci siamo. Che sia casa o trasferta, le nostre ragazze non hanno paura, non hanno timori e lo stanno dimostrando. Punteggio 5-5, 1 minuto 41 secondi alla fine di questo secondo quarto.
grandi ritmi qui alla piscina comunale di Santa Maria Capovetere con le nostre ragazze che rientrano in vasca, si aprono a ventaglio di contro, eccole che le aspettano in calottina bianca, le ragazze di Salvatore Napolitano. Andiamo a gestire questo pallone con l'uomo in più, Lanigro. La presta, la Garritano, la presta, la Vitality per la De Mari, ancora Claudia Presta, vediamo se prova a concludere, la Vitality, abbiamo 13 secondi, con calma ragazze, la Garritano per la Vitality! Noemi, Vitality, siamo davanti, ancora noi, 6-5! Grandissima Noemi Vitality, che è riuscita ad agganciare un pallone anche difficile, lo ha fatto sbattere sull'acqua ed è passato tra mille braccia ed è entrato in rete. Siamo davanti, 6-5. Le nostre ragazze stanno giocando una grande partita, a differenza di gara 1, dove per due quarti, i primi due quarti, abbiamo sofferto maledettamente andando sotto 6-2. Ora stiamo dimostrando di essere davvero la squadra che ha conquistato il secondo posto ad un tiro di schioppo dalla CS Roma, a dimostrazione di come meritassimo probabilmente anche il primo di posto. Gioca Volturno con la Sgro, su di lei ringhia la Garritano, allora la Sgro resta in possesso palla, va a scarico per la Bergamo, la Sgro ancora conclude alto, mettiamo fretta a Volturno. E facciamo bene perché forziamo le conclusioni della squadra di Napolitano. Rita De Mari, Claudia Presta. Guardate che lotta tra la Marani e la Bergamo. Attenzione alla Marani! Alessia Marani! 7-5! Più 2. Ritorniamo sul più 2, che è stato anche il massimo vantaggio fino ad ora costruito dal nostro Sette Rosa in questa partita. Ora Salvatore Napolitano chiama il time out a 33 secondi dalla fine di questo secondo quarto ed è probabile che Volturno voglia sfruttare i propri 30 secondi a sua disposizione per cercare di accorciare le distanze. Finale di secondo quarto in cui il nostro Sette Rosa, la Tubisider Cosenza, è stata cinica, implacabile. Alessia Marani è riuscita a firmare la sua seconda rete personale in questa sfida, così come Noemi Vitality, anche lei due reti. Miglior realizzatrice fino ad ora, ben tre ragazze per Volturno, la Valcai, per la Tubisider Cosenza, Noemi Vitality, Alessia Marani. 33 secondi alla fine di questo secondo quarto. Li andiamo a giocare con Giusy Citino, Veronica De Cui, Alessia Marani, Benedetta Garritano, Claudia Presta, Rita De Mari e il nostro portiere Divina Nigro. La abate per la Pellegrino, 23 secondi. La abate commette probabilmente fallo sulla Citino, si continua a giocare, commette fallo la abate. 18 secondi, vola Veronica, vola Veronica, vola Veronica, che viene fermata però dalla Mascendaro, c'è l'espulsione, la De Cuia, vediamo se vede la Garritano, lo fa, Benedetta, palo, e il pallone che termina sul fondo, ma probabilmente, anzi di sicuro c'è stata, mentre ora vediamo gli animi che si surriscaldano in acqua, che Volturno non ci sta, errore da parte della Garritano, che si rammarica con se stessa, poi c'è una conclusione della Pellegrino. Finisce il secondo quarto, è una partita piena di emozioni,
Siamo davanti, lo siamo per 7-5, il tabellone è sbagliato, 7-5, Kubisider Cosenza finisce il secondo quarto, ci sarà il cambio campo, pochi secondi e ritorneremo dal comunale di Santa Maria Capuavetere per Volturno, Kubisider Cosenza tra poco. Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto, i primi due sono finiti con i parziali di 4-3-3-2 Kubisider. Terzo quarto, abbiamo vinto le prime due contese, andiamo a giocarci la terza con Noemi Vitaliti che non riesce ad arrivare prima della sua avversaria, però recuperiamo grazie ad un errore della Masciandaro, recuperiamo il pallone, anzi della Bergamo, recuperiamo il pallone, giochiamo il primo pallone del terzo quarto, lo facciamo con la De Mari che trova la Marani, su di lei la Valcai, prova a ragionare Alessia Marani, il movimento da parte dell'Acitino, su di lei la marcatura dell'Abate, il direttore di gara vede un'irregolarità, nuovamente possesso palla Kubisider, 12 secondi a disposizione, la Presta va a gestire questo pallone in mezzo a due, ancora Claudia, prova a girarlo dalle parti alla Vitaliti, è bravissima in fase difensiva la Masciandaro, attenzione alla Valcai, Erzbeth Valcai fa un gol eccezionale, ma molto lo deve a Serena Masciandaro che ha recuperato il pallone, anzi Sara Bergamo, i numeri delle calottine a volte si intravedono, quindi non è facile riconoscere le ragazze soprattutto di casa, dicevamo brava la Bergamo a trovare con una verticale profonda la Valcai che ha preso la mira e ha battuto la Nigro, nuovo dentro la Zaffina, va a giocare il pallone per Rita De Mari, posizione 2, Rita ragiona, guarda il movimento delle compagne, la Zaffina prova a sfondare, Rita non riesce a vederla, ancora in possesso palla, 10 secondi a disposizione, 1-2 con Rita che prova a concludere, lo fa, ma il palo le dice di no. Riparte Volturno, lo fa con la Stellato. Out di destra, riceve la Pellegrino. Aspetta il movimento da parte delle compagne. Espulsione della Zaffina. Quarta superiorità numerica per la squadra di casa. Cambio campo, cambio fronte con la Pellegrino che riceve. Va a giocare il pallone dalle parti della Masciandaro, anzi della Bergamo, poi nuovamente la Pellegrino per la Bergamo, si coordina e si ritorna in parità, 7 Volturno, 7 Kubisider Cosenza. Annullato il più 2, grazie alle reti di Valcai e Bergamo che hanno consentito con un parziale di 2-0 in questo terzo quarto, hanno consentito, dicevamo, a Volturno di ritrovare la parità. È tutto in bilico, nuovamente pareggio, 7 Kubisider Cosenza, 7 Volturno, andiamo a gestire il pallone, lo facciamo con la Gallo. Poi la De Mari prova a liberarsi l'Acitino, riceve da Rita De Mari, riescono in tre a neutralizzare il nostro centro e allora si riparte da Maria Giovanna Pellegrino per Esbeth Valcai, su di lei la Zaffina, la Abate va praticamente a formare un doppio centro, ora la Bergamo però si allarga, la Abate prova a liberarsi, secondo il direttore di gara non c'è il fallo sulla Abate da parte della De Mari, possesso palla Kubisider Cosenza, la Nicolai nuota le sue bracciate, proviamo centralmente a far breccia, il pallone per De Mari, Rita nuota, avanza, su di lei va a chiudere la Bergamo, poi la Citino non riesce ad arrivare sul pallone, il fallo della Masciandaro. È la quinta superiorità per la Kubisider Cosenza,
la Vitality, la De Mari, facciamo girare il pallone, la Gallo, poi la Zaffina, De Mari ancora, vediamo se prova a concludere Rita, vuole, trova la Vitality, no, è di Vitality, siamo ancora e di nuovo avanti. Grazie a Noemi Vitality sull'asse Zaffina De Mari Vitality, quest'ultima riesce a battere la Stellato. Dentro Roberta Motta, fuori Rita De Mari. Portiamo due mancine sull'out destro, proviamo a giocarcela con due mancine, ora siamo nuovamente davanti. 8-7, cambio anche per quanto riguarda Volturno. Fuori la De Simone, dentro la Pellegrino con la Bergamo che va a posizionarsi a sinistra, Pellegrino a destra. Pellegrino che viene utilizzata ora con... mentre ora Simona Abate si ritarda la ripresa del gioco, deve rimettersi la calottina, l'ha persa dopo un contatto con Rita De Mari, ha protestato la Abate. Ma nulla è valso perché il direttore di gara, il signor Stefano Scappini di Civitavecchia, non ha ravvisato l'irregolarità, si è continuato a giocare sul capovolgimento di fronte. La Vitality ha trovato il nuovo vantaggio per la Tuvisi del Cosenza. Siamo davanti, 8-7, 4 minuti, 41 secondi alla fine di questo terzo quarto con la squadra di Salvatore Napolitano che ora ripartirà con un possesso palla. Il nostro sette rose in vasca al momento, Martina Gallo, Sara Zaffina, Noemi Vitality, Roberta Motta, Giussi Cittino, Carolina Nicolai e Divina Nigro. Si gioca con la Abate in possesso palla. Andiamo nell'uno contro uno, ragazze, che siamo più forti del Volturno, lo stiamo dimostrando. La Valcai prova una rovesciata, pallone che termina sul fondo, fa la barba alla traversa. Si riparte da Divina Nigro, il pallone per Noemi Vitality, nuota Noemi con stile, porta il pallone avanti, a scarico per Sara Zaffina. Cerca e trova Martina Gallo, su di lei la Ciampichetti che prova a dar fastidio, poi la Nicolai per la Cittino, su di lei la marcatura vincente, ottima da parte dell'Abate. Attenzione al capovolgimento di fronte, out di destra, la Valcai nuota le sue bracciate per guadagnare metri, su di lei la Zaffina che va in diagonale in chiusura, ancora la Valcai, scarico per la Pellegrino, di fronte gli si fa la Nicolai, centralmente, posizione 3 la Abate che riesce a concludere, ma la Nigro devia, ha angolato e molto Simona Abate, aveva anche trovato probabilmente l'angolo giusto ma non aveva fatto i conti con Divina Nigro. La deviazione consente di fatto a Volturno di giocare il pallone. La Bergamo per la Valcai. Elisabeth Valcai, attenzione al movimento della Pellegrino. Sulla Bergamo il fallo della Motta. Sarà Bergamo per Elisabeth Valcai. 15 secondi a disposizione del Volturno. Attenzione al movimento della Valcai. La perde la Nicolai ed Elisabeth Valcai trova la rete dell'8-8. Tre minuti, 13 secondi alla fine di questo terzo quarto. Ancora parità. Tutto in bilico, si ricomincia dall'8-8. La Vitality per la Motta, su di lei il pressing della Bergamo, la Motta per la Zaffina che vuole la Vitality, poi la Zaffina per la Gallo. E questa volta ad esaltarsi è stata Cinzia Stellato che è andata a respingere la conclusione di Martina Gallo. Elisabeth Valcai per Maria Giovanna Pellegrino, centralmente il pallone per la Ciampichetti che prova a liberarsi. Secondo il direttore di gara la Vitality commette fallo.
Noemi deve stare attenta al suo secondo fallo, al prossimo diventerà espulsione definitiva. Pellegrino, Valcai, poi il pallone nuovamente che arriva su posizione 1, la Pellegrino, il palo. Ci dà una mano il palo alla sinistra di Divinanigro. 8-8, due minuti alla fine di questo terzo quarto. La Vitality per la Marani, commette fallo e ha visto bene il direttore di gara. Si riparte dalla Pellegrino per la Valcai, a duello con la Marani. Il direttore di gara ravvisa l'irregolarità di, crediamo, Roberta Motta, e ci sarà una nuova superiorità. Fino ad ora Volturno ha avuto a disposizione 5 superiorità. La Motta viene espulsa, quindi ci sarà la sesta superiorità per Volturno. Seguiamo ora la ripresa del gioco con Salvatore Napolitano, ora che prova a dare le giuste indicazioni alle sue ragazze. Dobbiamo formare un muro, lo facciamo, una in meno. Abate Pellegrino, abate Masciandaro Bergamo, Pellegrino, poi la Masciandaro che si fa scappare il pallone, nuovamente la Pellegrino, da lì! Divina! Le parate di Divinanigro ora valgono quanto una rete. Rientra in vasca Roberta Motta, nuota Roberta, nuota ancora! Faccia avanzare col pallone, metri, serve la Zaffina, poi la Gallo, 8-8, un minuto, 3 secondi, la Zaffina in possesso del pallone, va a giocare, posizione 1 per la Vitality, a scarico per la Motta, c'è il fallo su di lei, un secondo, concludi Roberta, non lo fa, c'è il fallo però secondo il direttore di gara da parte della Bergamo, 30 secondi, time out. Time out richiesto da Andrea Posterivo. Secondi alla fine di questo terzo quarto. 8-8. State vivendo queste emozioni insieme a noi. Le state vivendo da casa. Ma l'intera città, l'intera regione, tutta la Calabria fa il tifo oggi per il nostro Sette Rosa. Perché non c'è squadra in nessuno sport calabrese che possa ambire a tanto oggi. Noi sì, la TBC del Cosenza è qui a giocarsi l'accesso alle finali playoff. Gara 1 l'abbiamo vinta noi, 9-7. Dopo essere state sotto 6-2 abbiamo recuperato e vinto a casa nostra contro delle avversarie ostiche, contro una squadra che è una grande storia, Volturno. Ora siamo qui a casa loro a fare la nostra partita. 8-8, 52 secondi, la Nigro per la Zaffina, poi la Vitality, la Motta, facciamo girare il pallone, forza ragazze, ci serve un gol in questa chiusura di terzo quarto, la Gallo, la Zaffina, la Vitality, 40 secondi, ragiona Noemi, provaci! 9-8! Noemi Vitality! Ha perso l'attimo per un passaggio, ha ritrovato invece il coraggio per trovare un fendente che è andato a spegnersi all'incrocio dei pali. 9-8 TBC Cider. secondi. Siamo nuovamente davanti.
Possesso palla Volturno. La abate. Gli si fa contro la manna. Palla Pellegrino. Nuovamente Simone Abate. Su di lei il fallo di Angela Manna. 28 secondi al termine del terzo quarto. Volturno con l'uomo in più. Pareggio della Abate, 9-9. Signori miei, comunque vada, è una grande partita. Colpo su colpo, senza risparmiarsi nulla. Per l'Abate il primo gol personale in questa partita. Al momento miglior realizzatrice Elsbeth Valcai, 4 reti per lei. 21 secondi alla fine di questo terzo quarto. Alla settima superiorità Volturno è riuscita a sfruttare l'uomo in più. 17 secondi, 16, 13 secondi alla fine di questo terzo quarto. Forza ragazze, liberiamo qualche bocca di fuoco al tiro. La Vitality vuole il movimento della Gallo, poi la Zaffina. 5 secondi, provaci Sara, provaci! Finisce il tempo. Si conclude il terzo quarto in parità. 9-9, una grande partita. Uno spettacolo essere qui. Volturno 9, Tubi Sider Cosenza 9. Pochi secondi e saranno gli ultimi 8 minuti a decidere questa emozionante sfida tra poco. Tutto pronto per l'ultimo quarto di Volturno Tubi Sider Cosenza. 3 contese su 3 le abbiamo vinte noi. Andiamo a giocarci l'ultima. Lo facciamo con Roberta Motta, che non riesce ad arrivare sul pallone. L'ultima contesa la vince Volturno, che va a giocare il primo pallone dell'ultimo quarto. La Abate in possesso della sfera centralmente, prova la Citino a darle fastidio. 9-9 in parità, così come si è partiti. In possesso della sfera la Doriano, centralmente per la Ciampichetti. Mamma mia, la Valcai. Ci ha freddato Elsbeth Valcai, perché la Ciampichetti con una rovesciata ha colpito il palo e la Valcai è spuntata dal nulla, è spuntata davvero dai bassi fondi e ha riportato Volturno davanti, 9-10. Mai la squadra di Napolitano aveva segnato 10 reti quest'anno alla Tubi Sider Cosenza. Mai era andata in doppia cifra contro di noi. Attenzione alla Valcai, che viene lanciata a rete in mezzo a due. La Zaffina commette fallo. 9 Tubi Sider Cosenza, 10 Volturno. La Valcai, posizione 1, va a gestire il pallone. Centralmente si fa vedere la Ciampichetti. Pallone per lei. Conclude. Ancora il palo a dire di no a Caterina Ciampichetti. La Vitality. 6 minuti, 38 secondi. Siamo noi il vostro cronometro. La Zaffina. Su ragazze, non dobbiamo mollare. La Gallo contro la Valcai. Recupera il pallone Martina. Si fa vedere in zona la De Cuia. Va Veronica nell'uno contro uno con la Doriano. Il pallone per la Vitality. Il fallo della Bergamo. Poi la Citino! Giussi Citino! Alza il dito al cielo! Ed è una dedica speciale la sua! La rete del 10-10! Seconda rete personale per Giussi Citino in questa gara. Ma cosa ha fatto? Ha arpionato il pallone, quasi avesse una ventosa nelle mani, ed è riuscita a scagliare la sfera in rete. 10-10, si ritorna in parità come due pugili esausti, se le danno di santa ragione.
10 a 10 a testimonianza di come questa sfida stia davvero appassionando tutti, noi qui, voi a casa. È una grande partita. La Valcai contro la Marani nell'uno contro uno, poi la Pellegrino, posizione 1, su di lei c'è la Gallo, va a scarico per la Valcai, attenzione ad Erspet Valcai da lì, la Pellegrino, il movimento della Valcai, andiamo però bene in chiusura. Il direttore di gara ravvisa un fallo, la abbatte, prova un movimento sull'Acetino, arriva da dietro, bravissima la Motta che ruba palla, grazie anche alla collaborazione della Marani. Ripartiamo noi dalla Nigro, il pallone per la Zaffina, profondo per la Vitaliti, attenzione perché possiamo fare male, la Marani, su di lei la Pellegrino che commette fallo. Il direttore di gara ravvisa l'irregolarità, a scarico la Marani per la Zaffina, su di lei la De Simone, ancora Sara per Giussi Cittino, allarga per la Marani, vai Alessia, fallo. Non c'è un attimo di sosta, non c'è un attimo di tregua e la Valcai dalla parte opposta, posizione 1, va la Gallo in chiusura, ancora Erspet Valcai, da lì, vuole un movimento di una compagna, prova a liberarsi la Ciampichetti, il movimento è centrale invece della Masciandaro, fa su il pallone, quello serve alla Pellegrino, la Mancina per la Bergamo, va in chiusura la Zaffina, commette fallo, la Bergamo da lì prova una palomba, la Nigro è brava a bloccare il pallone. Si riparte nuovamente da possesso palla tu Sider, profondo il pallone per la Motta, vai Roberta, ti lasciano spazio, nuota Roberta, 17 secondi a disposizione, possiamo e dobbiamo gestire questo pallone per la Vitaliti, Noemi, poi la Gallo, c'è il fallo da parte della Marani con la Valcai che sbaglia e possiamo ripartire, la Nigro per la Gallo, nuota, nuota Martina centralmente, su di lei gli si va di fronte la Pellegrino, la Gallo prova con un morbido passaggio a servire la Marani che non riesce a dare potenza e precisione alla conclusione, si riparte dall'Astellato, il pallone a destra per la Pellegrino che va a fare movimento sull'out di destra, dalla parte opposta c'è la Bergamo che chiede il pallone insieme alla Ciampichetti, centralmente va a far da centro po' la Abate, la Valcai dietro di lei, attenzione alla Valcai da lì, vuole la Ciampichetti, la trova, la palomba errata, riparte la Nigro, 3 minuti, 28 secondi, 10 a 10, è una grande partita, la Nigro profonda per la Motta, va a gestire il pallone Roberta, il movimento da parte della Zaffina, attenzione a Vitaliti che si libera, dalla parte opposta c'è anche la Marani, sarà Zaffina, resta in possesso il pallone, va a scarico per la Motta, vediamo se prova da lì, la palomba, Roberta Motta, siamo davanti, 11-10. Il coraggio di Roberta è stato premiato. La Stellato probabilmente è stata ingannata da una traiettoria disegnata alla perfezione da Roberta Motta. Aveva battezzato probabilmente il pallone sul fondo, invece la palomba di Roberta Motta si è insaccata alle spalle della Stellato. Siamo davanti, 11-10. Che partita, che emozioni. Stanno facendo qualcosa di straordinario le nostre ragazze con Salvatore Napolitano, ora per Volturno che ha chiamato il time out, vuole sfruttare al massimo questi 3 minuti e 3 secondi, il tecnico del Volturno che sta cercando di spronare soprattutto a livello psicologico, nervoso, le sue ragazze, stesso dicasi per Andrea Posterivo, di nuovo una di fronte all'altra, attacca Volturno, noi li aspettiamo lì a difesa della nostra porta,
Siamo davanti, 11-10, 3 minuti, 2 secondi. Ancora 3 minuti e 2 secondi di passione. La Abate in possesso del pallone. Su di lei c'è la Cedina in pressing. Poi la Valcai. Grande partita della Valcai sino ad ora. 5 reti per lei. Miglior realizzatrice. La Pellegrino da lì. Si rinnova la sfida con la Gallo. Poi Valcai e Marani ancora a contatto. La Pellegrino. Movimento sempre della Valcai che prova a girare. Incrocia troppo. Pallone sul fondo. Divina Nigro per Noemi Vitaliti, 2 minuti, 28 secondi, 11 Tubici del Cosenza, 10 Volturno, piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere, una grande partita questa, la Zaffina, morbido per la Gallo che prova a divincolarsi alla marcatura della sua avversaria, attenzione perché gli lasciano la possibilità di ragionare, poi gioca in orizzontale per la Vitaliti, posizione 2, centralmente, cerchiamo la Zaffina, poi la Citino che allarga ad 8 secondi, mancano 8 secondi, dobbiamo concludere ragazzi. Attenzione alla Vitaliti, ritarda e si riparte da possesso palla Volturno, 1 minuto, 58 secondi. La Valcai riceve il pallone, su di lei la Gallo. Erzbeth Valcai per Maria Giovanna Pellegrino. Va a gestire il pallone la Mancina. La Valcai va a dare una mano alla Ciampichetti. Gioca a scarico invece la Abate. Nuovamente per la Pellegrino. Poi la Valcai non riesce a liberarsi. Fuori la Gallo. Superiorità per Volturno. Attenzione alla Abate per la Pellegrino. Poi la Mascendaro. La Bergamo cambia campo. Nuovamente un pallone errato da parte di Volturno. Nervosa la squadra di Napolitano in questo finale. La Pellegrino con un pizzico di fortuna trova la parità. 11-11. 11-11 tra Volturno e Tubisi del Cosenza. Ora a fare festa sono i tifosi di casa. Ritrova la parità la squadra di Napolitano. Possesso palla Tubi Sider, 1 minuto 13 secondi alla fine di questa partita, nuovamente parità 11-11, come due pugili esausti, se le danno di santa ragione, sono ancora in parità, proviamo ad andare noi davanti, loro ci inseguono, ora è nuova parità 11-11, la Gallo, vai Martina da lì, pallone per la Marani che prova a divincolarsi, pallone per la Citino che colpisce la traversa. Niente da fare per Giusy Citino, l'ha stellato per la Valcai. Napolitano chiama le sue ragazze alla calma. Ampi gesti del tecnico di casa, la Valcai. Per la Pellegrino, mancano 37 secondi. La Mascendaro, la Bergamo, la Mascendaro. Conclude, grandissima Divina Nigro. 25 secondi, Divina ha fatto qualcosa di eccezionale. Nuovamente possesso palla Volturno, 22 secondi, 11-11, che partita, la Abate per la Valcai, hanno 18 secondi per concludere, noi 18 secondi per difendere alla grande, fallo della Vitaliti, attenzione alla Bergamo, conclude la traversa, calme ragazze, time out! Time out chiamato da Andrea Posterivo, 8 secondi, ma che partita è, abbiamo 8 secondi per concludere, sono pochi ma sono 8 secondi che possono valere una vittoria. Salvatore Napolitano è arrabbiatissimo con le sue ragazze ed ha ragione. Perché l'errore di Volturno in fase finale di azione è andata a concludere, è stato anche sfortunata, la squadra di casa è stata sfortunata perché il palo ha detto di no alla Bergamo. Abbiamo 8 secondi,
In 8 secondi dobbiamo inventarci qualcosa. E c'è poco da inventare, bisogna concludere, chiudere gli occhi e tirare. La Vitality. Mancano 2 secondi, tira! Non lo fa, finisce qui. Doveva concludere Noemi, non l'ha fatto. 11 a 11. Perfetta parità. Pochi secondi e ritorneremo qui dalla piscina comunale di Santa Maria Capo Vetere. Ma che partita! Restate con noi. Rieccoci nuovamente qui dalla piscina comunale di Santa Maria Capo Vetere. È finita la gara 11 a 11 e allora saranno i tiri di rigore a decidere questa sfida. È stata una partita ricca di emozioni. Abbiamo cercato sempre di stare un centimetro avanti al Volturno, ma va dato atto ai padroni di casa di non aver mai mollato. Volturno in questa stagione in casa ha perso solo 2 gare, contro SIS Roma e proprio contro la TuB Sider Cosenza. Oggi è finita in parità 11 a 11 ed ora saranno i tiri di rigore a decidere questa sfida, una sfida vissuta con una sequenza di reti incredibile. Abbiamo cercato fino alla fine di meritare una vittoria che ci è sfumata proprio sul più bello, però va detto che anche Volturno ha avuto proprio sul finale la possibilità di vincerla questa partita. Ad 8 secondi la Bergamo ha trovato un palo alla destra della Nigro che le ha detto di no. Ora si caricano le nostre ragazze. Salvatore Napolitano ha scelto le 5 che andranno ad incaricarsi della battuta del tiro di rigore. E logicamente tra queste 5 ci sono le 2 giocatrici più esperte, vale a dire Simone Abate ed Elsbeth Valcai. Valcai che è la miglior marcatrice di questa gara, 5 le reti per lei, miglior realizzatrice. Il direttore di gara ora consulta i giudici. Andrea Posterivo prova a catechizzare le sue ragazze. Salvatore Napolitano invece qualche minuto fa ha parlato con le sue ragazze, mentre ora si preparano le nostre tiratrici. Vediamo un po'. C'è ovviamente Rita De Mari che è la colei che si incarica dei tiri di rigore in partita, la nostra specialista. Poi Alessia Marani, Veronica De Cuia, Benedetta Garritano e ovviamente Noemi Vitality. L'esperienza di Noemi. Di contro vediamo Masciandaro, se non era la Masciandaro, o la Masciandaro o la Bergamo sicuro. Pellegrino, De Simone, Abate e Valcai. Vedremo chi sarà ad iniziare. La gara è finita 11 a 11, una gara piena, ricca, zeppa di emozioni. Come due pugili se le sono suonate di santa ragione, senza mai cadere l'una al cospetto dell'altra. Sono rimaste in piedi ed ora vanno a giocarsi tutto con i tiri di rigore. 11 a 11 dopo 4 tempi. A testimonianza di come di fronte ci siano due squadre che hanno dato tutto per cercare di prevalere l'una sull'altra. Iniziamo noi. Noemi Vitality. Noemi Vitality contro Cinzia Stellato. Vai Noemi, non avere paura. La nostra mancina. Il direttore di gara è il signor Stefano Scappini di Civitavecchia. È pronto a dare l'ok. Noemi! Ed è in rete! Siamo davanti! Con la Vitality!
Ed ora tocca alla Valcai. Erzbeth Valcai contro Divina Nigro. In gara 1 la Nigro ha parato il rigore alla Pellegrino. Dai Divina! Valcai contro Nigro. 1-1. L'esperienza della Valcai che ha spiazzato la Nigro. Tocca nuovamente a noi. Rita De Mari. Rita De Mari contro Cinzia Stellato. La rete! Grande Rita! Il pallone ha sbattuto sull'acqua, si è impennato ed è entrato in rete. Ed ora tocca a Maria Giovanna Pellegrino. Attenzione perché lei in gara 1 ha sfidato la Nigro con un tiro di rigore parato dalla Nigro. Vediamo ora la Pellegrino. 2-2. Non mollano. Prima in acqua era una sfida corpo a corpo, ora è a distanza, ma non mollano nessuna delle due squadre. La Marani contro la Stellato. Alessia Marani contro Cinzia Stellato. La rete! Alessia Marani, siamo davanti, 3-2. Ed ora tocca a Simona Abate. Simona Abate contro Divina Nigro. Devi fare un miracolo, Divina. La rete dell'Abate. Ancora parità. 3-3. Tocca a noi. Veronica De Cuia contro Cinzia Stellato. 3-3. Veronica De Cuia. La rete! Veronica, siamo davanti. 4-3. Forza ragazze. Le imprese nei film finiscono sempre a lieto fine. Io non so se questo sia un film, so che è la realtà e per ora siamo davanti noi. La conclusione! Fuori! Ha sbagliato la Ciampichetti! La Ciampichetti. Ed ora con Benedetta Garritano abbiamo la possibilità di volare in finale. Ripeto, io non so se questo sia un film, di sicuro è una realtà. Benedetta Garritano contro Cinzia Stellato! Benedetta! Ce ne andiamo in finale! È giusto così! Esultate tutti! Abbiamo vinto noi! Abbiamo vinto noi! Lo abbiamo fatto segnando 5 rigori su 5! È stato un finale al Cardiopalma, è stato un finale che verrebbe davvero voglia
di scriverlo, di farci un film. Ma questa è la realtà rappresentata da 13 ragazze che hanno un sogno e vogliono raggiungerlo. Il sogno si chiama Serie 1 e per ora è ancora vivo, perché ci andiamo a giocare tutto in finale contro Como. L'impresa in gara 2 arriva e arriva ai tiri di rigore. È stato qualcosa di eccezionale, è stato qualcosa di fantastico, è stato qualcosa che dovremo raccontare. È giusto raccontare un'impresa scritta da queste ragazze. Un altro tassello in un puzzle che deve essere ancora completato e che ci dovrà portare a raggiungere il nostro sogno, che si chiama Serie 1. Esultate ragazze, esultate tutti. È stata una partita fantastica. Due squadre che non si sono piegate l'una all'altra, 11-11, dopo quattro tempi, e poi i tiri di rigore ci hanno visto esultare, come è giusto che sia, è giusto così, finire esultando. Brave ragazze, ed ora lavoriamo e facciamoci sotto, perché ci aspetta Como, tutt'altro che facile, ma per queste ragazze nulla è impossibile. Per ora è tutto dalla piscina comunale di Santa Maria a Capua Vetere. Risultato finale, dopo l'11-11 dei quattro tempi con i tiri di rigore, vinciamo noi, lo facciamo 16-14 e voliamo in finale. Tubisider Cosenza batte Volturno Sporting Club in casa del Volturno 16-14. Per il momento è tutto, pochi secondi e sentiremo la voce dei protagonisti a tra poco. Siamo insieme ad Elisabeth Valcai, innanzitutto complimenti, perché è stata una gara fantastica, l'avete resa, le due squadre fantastiche. Sì, penso che hai ragione, cioè, la partita è stata bellissima, pur vissuta da dentro uno magari ha altre sensazioni, però mi rendo conto che è una partita di vera pallanuoto, dura quanto serve, bella, bellissima, poi uno purtroppo deve perdere. Hai trascinato le tue compagne perché hai mantenuto viva la speranza fino alla fine. Poi, cosa è successo? Ad 8 secondi alla fine si è arrabbiato molto Salvatore Napolitano perché avete gestito male quell'ultimo pallone. No, lui ci ha chiesto comunque di finire la partita con il pallone in mano, tutto ciò, cioè tutto lì. Poi una di noi ha tirato e lì si è arrabbiato tanto. Però alla fine abbiamo finito come lui voleva, diciamo, senza prendere un ulteriore gol. Poi sai, ai rigori è sempre una lotteria. Qual è il più grande rammarico per la Valcai e per il Volturno in questa stagione? Ma per la Valcai forse quella di probabilmente finire la carriera con un po' di amaro in bocca. Per il Volturno forse non aver avuto quella stagione che ci meritavamo. Alla fine sì, perché ci siamo ritrovati squadra, ci siamo ritrovate compagne, ci siamo ritrovate davvero forti, si è visto penso oggi, però abbiamo avuto una metà campionato un po' altalenante e forse lì ci è mancato qualcosa. Quindi oggi l'ultima gara della tua carriera? Guarda, mai dire mai, però diciamo che quello era l'intento, poi boh. Tu ami la pallanuoto, di certo dobbiamo farti i complimenti per la tua carriera fantastica. Grazie, io ci sono un po' nata nella pallanuoto, tutta la famiglia, e devo ringraziare quasi tutto alla pallanuoto, no? E penso che non ne uscirò mai del tutto, però uno deve anche saper dire basta, poi c'è altro nella vita, ma ti ripeto, mai dire mai, così. Però qua è sempre casa mia e sarà sempre casa mia. Un'ultima domanda su Cosenza. La tua esperienza, queste ragazze dall'alto della tua esperienza, le hai viste? Faranno strada secondo te? Guarda, il Cosenza lo diciamo da un paio d'anni, che è quella squadra dove si fa un bel lavoro, tutte ragazze giovani con un paio di innesti, un po' più di esperienza, e io spero tanto, a parte per il Sud, no? Perché è sempre bello vedere una squadra sorgere, e spero che non sarà come il Blue Team che ha fatto un paio d'anni bellissimi, poi si è un po' persa per strada. Io penso che se si continua a fare questo tipo di lavoro andranno lontano e glielo auguro di tutto il cuore, a parte che sai, nell'acqua ci si dà di tutto di più, però dopo quando vedi che ragazzine di 19-20 anni vengono, ti abbracciano a fine partita, ti fanno i complimenti, allora là dici, in acqua succede quel che succede, dopo siamo atleti tutti quanti. Davvero un grandissimo in bocca al lupo a tutti voi.
e i complimenti te li facciamo noi e l'in bocca al lupo a te. Grazie davvero. Con il tecnico Salvatore Napolitano commentiamo questa partita. Me lo consenta, mister. Complimenti, perché è stata una partita fantastica, giocata da entrambe le formazioni in maniera fantastica. Sì, credo che abbiamo quantomeno dato uno spettacolo gradevole alla tanta gente venuta qui in piscina. E fare i complimenti al Cosenza perché ha vinto, anche se ai rigori, ma va bene così. Credo che abbiamo dato anche noi una buona dimostrazione del nostro valore. Avevamo preparato bene sia la prima partita che la seconda, però onore al Cosenza. Potendo ripetere qualcosa di questa partita, quale azione ripeterebbe? L'ultima? Quella ad 8 secondi alla fine? L'ultima sicuramente. Allora, sono stato un po' costretto a chiamare un time out a metà del quarto tempo perché era un momento utopico della partita e avevo necessità di chiamare il time out perché alcune cose non andavano bene. Però ho perso il time out dell'ultima azione, dobbiamo concludere comunque noi con la palla in mano, ma va bene, è stata una partita credo colpo su colpo, decisa dagli episodi, due squadre veramente, credo che forse tutte e due con la SIS meritavamo la 1, però fa niente, va bene così, accettiamo il risultato. Di sicuro due squadre che meritavano la 1, sia Volturno che Cosenza. Prima di arrivare ad una domanda su Cosenza invece Como, che finale sarà secondo lei, voglio cercare di capire, visto che la Valcaia ha detto che probabilmente è la sua ultima partita, Salvatore Napolitano tiene molto a questa società al Volturno, cercherà di trattenere la Valcaia? Ma con Begè abbiamo un rapporto particolarissimo, lei ci dà una mano, lei è una grande professionista. Non lo so, cercherò in tutte le maniere di trattenerla, ma dovremmo fare i conti con il marito, con il lavoro. No, vabbè, vedremo. Adesso è un momento di... dobbiamo un attimo assestarci dopo questa partita che credo che abbia dato tantissime emozioni. Quindi no, credo che la manteniamo, non lo so, per me può rimanere sicuramente, deve decidere lei. Sono scelte di vita, non professionali di pallanuotistiche. Lei c'ha una... necessità anche di costruire probabilmente una sua famiglia, un suo... rispettiamo comunque le sue decisioni tranquillamente. E Salvatore Napolitano? Ma io sono ormai qui al Volturno da tanti anni, volevo concludere la mia carriera, la voglio concludere lasciando il Volturno dove l'ho preso in A1, ho fatto 12 campionati di A1 con alterne vicende, siamo arrivati anche a una semifinale scudetto e tutto. Io mi sento ancora parte del Volturno, poi deciderà il presidente, per me vanno bene tutte le decisioni. Sicuramente è un po' difficile poi riprendersi, però abbiamo dimostrato tante volte che passato un po' la botta, ci riprendiamo. Io voglio chiederle che cosa ne pensa di questo Cosenza in prospettiva e che finale secondo lei sarà? Allora, Cosenza sicuramente insieme alla SIS sono due squadre giovani costruite negli anni, sono un gruppo affiatatissimo. Sicuramente per giocare in A1 dovranno rinforzarsi tutte e due, per la 2 vanno benissimo. Stanno crescendo tanto alcune giocatrici, è molto brava il portiere, molto brava la Citino, Alessia la numero 7, sono veramente giocatrici da tenere sott'occhio anche in visione nazionale. Ah, sono squadre del futuro, c'è una società solida alle spalle, quindi credo che il Cosenza darà grosse soddisfazioni al proprio pubblico, al proprio presidente. La finale non lo so, la finale non conosco il Como, però credo che il girone sud è nettamente più forte del girone nord. Non azzecco mai i pronostici, quindi quelli del Cosenza facciano i debiti scongiuri. Per me Sisse e Cosenza sono in avanti. Chiudiamo, mister, con i complimenti davvero di cuore e l'in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie, gentilissimo. Grazie. Con il tecnico della TuPC del Cosenza, Andrea Posterivo, in chiusura della mia telecronaca ho detto: io non so se questa impresa diventerà mai un film, però è una splendida realtà. Oggi abbiamo vissuto una grande realtà. Sì, permettimi prima di fare i complimenti alla squadra che è uscita battuta, al Volturno, che ha lottato per due partite alla grandissima. L'avevamo detto, è una squadra che merita per la storia che ha scritto nel corso degli anni, ha in acqua giocatrici, una di queste era la sua ultima partita, che sicuramente meritano tanto rispetto ed è un piacere. Questo lo posso dire anche da parte delle mie ragazze, è un piacere giocare contro di loro.
Poi abbiamo vissuto una bella giornata di sport, un pubblico sportivissimo che ha fatto il tifo alla grande per una squadra o per l'altra senza eccessi. Poi per adesso abbiamo scritto un altro capitolo, vediamo se a fine stagione riusciamo a scrivere la trama del film con un bel finale. Hai definito giustamente Volturno una grande squadra per quella che è la sua storia e oggi è come se avesse dato a noi il testimone, il nuovo che avanza, la TuB Sider Cosenza. Ma io mi auguro che possa essere così, che le nostre ragazze possano imparare dalle ragazze del Volturno per la serietà, l'impegno, l'attaccamento che hanno dimostrato in questi playoff. Sicuramente per noi è stato importante chiudere la pratica questa serie adesso in maniera tale da poter recuperare un attimino di energie, perché anche oggi energie sia fisiche che mentali ne abbiamo sicuramente spese, la lotteria dei rigori sicuramente ti mangia. E adesso dobbiamo con calma riprendere il discorso, perché il primo passo è fatto, dobbiamo farne un altro importante. Non ti proiettare già alla finale perché poi ne parleremo. Mi dici cosa hai detto alle ragazze dopo l'11-11, la parità alla fine dei quattro tempi, prima dei tiri di rigore? Ma niente di particolare, ho detto semplicemente di stare calma. Il messaggio è arrivato da parte del nostro capitano, da parte di Angela, che le ha caricate molto e le ha caricate molto in prospettiva del nostro portiere, quindi ha caricato da ex portiere, ha caricato molto Divina. Poi alla fine hanno tirato bene i rigori tutte e due le squadre, mi dispiace per Ciampichetti che sicuramente non deve sentire sulle sue spalle una sconfitta. I rigori li sbaglia solo chi li tira, lei ha avuto la sfortuna oggi di non segnare, per noi è andato bene, però ripeto, io di mio ho messo nell'ultimo veramente poco, ho cercato semplicemente di dargli calma, poi l'avevamo provata molto questa soluzione a rigori, ho solo dovuto scegliere bene l'ordine delle 5 e dare una responsabilità sul finire a qualcuna delle più piccole, che però ha dimostrato grande sangue freddo, come tutte quante. Le ragazze che hai scelto, ognuna è andata a tirare o qualcuna si è rifiutata? Assolutamente, volevano tirare tutte, forse ne ho lasciata fuori qualcuna che avrebbe voluto tirare, però per come è andata, bene così, voglio dire 5 su 5. Andrea, consentimi una cosa, noi in gara 1 abbiamo sofferto maledettamente l'inizio, è stato un inizio shock i primi due quarti, oggi invece è stata un'altra partita, dall'inizio abbiamo ringhiato, sembravamo due pugili che se le davano di santa ragione senza crollare l'una di fronte all'altra. Ma noi in gara 1 abbiamo sofferto secondo me l'impatto con un qualcosa di più grande, le nostre ragazze sono la loro prima esperienza di un playoff per arrivare a qualcosa di importante, quindi è chiaro che avremmo pagato, si poteva pagare un po' di emozione ed è quello che è successo. Poi loro, l'abbiamo detto, sono un'ottima squadra, hanno preparato bene la partita e noi siamo stati bravi in quella situazione a rientrare. E oggi ci eravamo scrollati di dosso l'ansia da prestazione dei playoff, abbiamo fatto uno dei nostri primi tempi importanti e poi siamo stati bravi a tenere anche nei momenti difficili, leggi il terzo tempo fondamentalmente. Le hai fatte festeggiare nello spogliatoio, gli hai detto ancora no ragazzi, ancora c'è un altro tassello da mettere? Non le hai fatte festeggiare? No, hanno festeggiato, ci mancherebbe altro, l'entusiasmo è importante, è importante anche per sentirsi forti, questa squadra deve sentirsi forte, deve credere nelle sue possibilità, poi nel momento in cui dovessimo incontrare una squadra più forte di noi che ci batte, però dobbiamo essere certi di aver dato il massimo, il 100%, senza rimproverarci assolutamente nulla. Grazie mille ad Andrea Posserivo, in bocca al lupo, lo ritroveremo in quella che sarà la finale, vi ricordo, Como contro Cosenza, ci andiamo a giocare la Serie 1 da Piero Bria, è davvero tutto qui da Santa Maria Capua Vetere, vi ricordo il risultato finale, dopo l'11-11 dei quattro tempi abbiamo vinto noi, ai rigori lo abbiamo fatto alla fine, per 16-14, buona serata a voi tutti e appuntamento per la finale.